Bentornati con un nuovo appuntamento di 15 Minutes With, 15 minuti oggi in compagnia di una graditissima ospite, Barbara Cominelli. Grazie, grazie. Io doverosamente devo presentarti, ma il nostro network secondo me ti conosce bene. Una lunghissima esperienza manageriale di oltre 25 anni nel settore high tech, energia, consulenza strategica, real estate, sia in Italia che all'estero. Da dicembre 2020 Barbara è CEO di JLL Italia, nostra associata appunto, e retail markets leader a livello EMEA. Poi hai una serie di ruoli incredibili, io dovrò cercare di essere veramente molto stringata perché sennò ad elencarli tutti porto via tutti i 15 minuti. Sei vicepresidente di Confindustria Asso Immobiliare con responsabilità per il digitale e l'innovazione, strategic advisor di Iliad, fai parte del comitato direttivo di Uli e dell'advisory board di Federmanager e del Il Sole 24 Ore, direttore generale però di Microsoft Italia per diverso tempo, prima di arrivare nel 2020 in JLL, dove hai sviluppato e gestito il piano di crescita dell'azienda, contribuendo all'accelerazione della trasformazione digitale e sostenibile del nostro paese, quindi per questo anche ti ringraziamo. Hai ricevuto, e questo lo voglio dire perché poi durante il corso dell'intervista ne riparleremo, tantissimi riconoscimenti per il tuo operato, per la tua brillantissima carriera, tra i quali Top 50 Most Inspirational Women in Tech in EU, Forbes CEO dell'anno nel 2021, Fortune Business Person of the Year nel 2020, insomma Barbara, ti devo assumere come PR. però è facile con te perché guarda, si può dire veramente di tutto. E appassionata di tematiche ESG, da sempre attiva nell'ambito del no profit per supportare le cause che più ti stanno a cuore, come per esempio la promozione delle pari opportunità e di sviluppo per i giovani e le donne, il colmare il gap del digital divide e promuovere le carriere STEM. Tante cose in una società che appunto dicevo hai in cui sei entrata nel 2020 come CEO, in un momento in cui tecnologia, sostenibilità, innovazione sono diventati gli elementi chiave nel ridisegnare il futuro del real estate, perché JLL appunto da oltre 200 anni è leader mondiale nei servizi professionali, nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare, quindi aiutate i clienti a acquistare, locare, costruire, gestire e sviluppare un'ampia gamma di proprietà commerciali, industriali, alberghiere, residenziali, anche retail. Attività ovunque in tutto il mondo con oltre 106.000 dipendenti e in più di 80 paesi. Voi reimmaginate il futuro del real estate e vediamo insieme come, perché potrei veramente dire anche tantissime cose ancora di JLL, settori principali, lo dicevamo prima, sono uffici, logistica, residenziale, retail, hotel, healthcare, student housing, senior living, veramente life science, data center. E una cosa bella, importante, che riflette un po' quella che è l'evoluzione di questi tempi, da qualche anno avete anche una divisione che si occupa di advisory in ambito energy infrastructure, con particolare focus sulle rinnovabili. Aspetti fondanti strategia globale della vostra strategia globale sono sostenibilità, tecnologia e attenzione alle persone. Questo veramente ti ho rubato tanto tempo, ma era doveroso per me. E prima di entrare nel vivo di questa nostra grazie, bella una bellissima introduzione, grazie mille. Il 2003 è stato un anno per il real estate un po' difficile, diciamo così, segnato un po' dall'incertezza. L'anno nuovo, quindi i primi mesi del 2024, invece sembrano dare dei segnali di ripresa nel tuo settore, quindi raccontaci tu dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza quali prospettive economiche, opportunità e sfide si programmano insomma per il comparto per i prossimi mesi. Perfetto, grazie. Allora, siccome accennavi, il 2023 è stato un anno complicato per il settore e principalmente dovuto al tema dei tassi di interesse oltre alle incertezze geopolitiche che hanno portato a una sensibile riduzione degli investimenti, per cui rispetto al 2002 il 2023 ha registrato un calo del oltre il 50% degli investimenti su tutti i settori, in particolare sul segmento uffici, mentre la logistica ha tenuto un po' meglio, gli hotel hanno tenuto un po' meglio, però gli uffici
che erano il principale area di investimento per tutti i nostri principali clienti, hanno molto sofferto nel 2023. Ora il 2024 è partito con sicuramente un cauto ottimismo, chiaramente come per diversi altri settori anche noi aspettiamo il rientro dei tassi, per cui credo che quello sia l'elemento principale per far sì che poi il settore riparta e quindi diciamo si vede la luce in fondo al tunnel, ancora dobbiamo capire la tempistica della ripresa, quindi non si prospetta sicuramente un anno di boom per il real estate, però miglioramento rispetto al 2022 e con comunque una serenità che il percorso di ritorno diciamo ai valori precedenti al 2022 sicuramente è positivo. Cosa guardano i nostri clienti oggi? Oggi sono molto orientati alle asset class alternative di cui anche tu accennavi prima, quindi gli uffici rimangono fondamentali, però molta logistica, molto industriale, i data center sono sicuramente un'area di grandissimo interesse visti i trend strutturali di crescita del settore, gli studentati, tutto quello che è living, quindi multifamily, residenziale per gli studenti, residenziale per i senior, sono nuove asset class che stanno emergendo e si stanno, diciamo, istituzionalizzando anche in Italia. E questo vediamo un buono sviluppo da questo punto di vista. Il settore hotel hospitality è un settore che si è dimostrato resiliente anche lo scorso anno, quindi tantissimo interesse con anche dinamiche di prezzo che sono rimaste abbastanza stabili, quindi non hanno subito particolari aggiustamenti, sia per le grandi città ma anche per tutto quello che è resort, per cui il nostro paese si conferma fondamentale nelle strategie a livello internazionale per quanto riguarda l'hotel, l'hospitality, certo. Giustamente. In più il retail sta riprendendo, per cui mentre per diversi anni è stato un settore un po' accantonato, sia per quanto riguarda i street che shopping center, stiamo vedendo un ritorno dell'interesse degli investitori, perché è un settore dal punto di vista dell'immobiliare che è superato di tutto, per cui la crisi legata all'e-commerce, poi abbiamo avuto la pandemia, poi i tassi di interesse, la confidenza dei consumatori che è stata, e quindi diciamo ormai il settore ha dimostrato di essere resiliente e torna l'interesse soprattutto nelle grandi città, Milano, Roma, ma anche alcune città secondarie. Quindi riassumendo, ancora diciamo non c'è un ritorno dei capitali core importante, però i segnali sono molto positivi e c'è molta attività con un incremento importante rispetto all'anno scorso. Quindi c'è un cauto ottimismo, diciamo. Certo. Bene, allora speriamo veramente che sia così e che prosegua su questa linea di positività. Parliamo di un tema anche di grandissima attualità, un po' per tutte le realtà e quindi per tutte le industry, e di fondamentale importanza però soprattutto per JLL, la sostenibilità. Come si traduce nell'ambito della riqualificazione degli spazi e della rigenerazione urbana? La sostenibilità per noi è fondamentale sia come nostri obiettivi aziendali di JLL, quindi noi abbiamo degli obiettivi molto sfidanti al 2040 e quindi ci stiamo attrezzando su tutti i vari fronti, soprattutto quello delle emissioni Scope 3, perché diciamo gestendo milioni di metri quadri di facility, di uffici facilities dei nostri clienti, chiaramente noi otterremo i nostri scopi, i nostri obiettivi di sostenibilità solo se aiuteremo i clienti a rendere green i loro spazi. Per cui innanzitutto diciamo è un nostro obiettivo come azienda, ma poi è diventata, come appunto proprio per questo aspetto importante sull'attività che facciamo con i clienti, è diventata per noi una linea di business importantissima, quindi noi aiutiamo i nostri clienti a diciamo greenificare, come diciamo noi con una brutta parola, i loro spazi, che siano uffici, asset industriali e così via. Se ne parla ormai un po' di più, però ancora forse non c'è la consapevolezza piena che tutto quello che è l'ecosistema del costruito rappresenta circa un 40% del totale delle emissioni, per cui è ancora di più se guardiamo le grandi città. Per cui è veramente fondamentale, oggi abbiamo anche una normativa europea che verrà recepita anche da tutte le varie normative nazionali e questo sicuramente darà un impulso, però
oggi abbiamo una sfida gigantesca per rendere green tutto questo l'ecosistema del costruito, che poi non significa solo la gestione dell'immobile, ma significa costruire, occupare, vivere, mantenere e infine anche dismettere, quindi certo. È tutto il ciclo che porta a questa importantissima quota di emissioni sul totale. Quindi dal nostro punto di vista lavoriamo accanto ai clienti per aiutarli a rendere i loro spazi più green, con in mente diciamo alcuni aspetti che sono anche di business, per cui oggi mentre c'era scetticismo fino a qualche tempo fa su quale fosse il vero ritorno della sostenibilità, oggi noi abbiamo evidenza che immobili certificati possano guidare dei canoni che sono fino all'8% aggiuntivo, quindi c'è un premium oggi per il green, non si tratta solo di fare investimenti, ma anche c'è un ritorno importante sugli investimenti che è sia sulla top line che poi chiaramente anche su tutto l'efficientamento che si fa dell'edificio. Per cui oggi vediamo proprio un'accelerazione importante. Green e digital, fra l'altro, vanno molto assieme, perché il digitale diventa la tecnologia un abilitatore di tutte le strategie green, e quindi questo è un trend che continuerà sicuramente per i prossimi anni e lavoriamo tantissimo con i nostri clienti su questi temi, sono anche progetti che ci piace particolarmente fare. E quindi è facile fare il passaggio, proprio appunto come tu stessa dicevi, dal green a un tema, quindi sostenibilità, un altro tema fondamentale che è proprio appunto quello della tecnologia, come dicevi giustamente tu, che vanno a braccetto di pari passo. Perché anche nel settore del real estate la tecnologia è sempre più considerata come un driver di crescita, di sviluppo e di vantaggio competitivo. Più nello specifico l'intelligenza artificiale, di cui si parla oggi ovunque, e anche la generativa. Sono le innovazioni che avranno probabilmente il maggiore impatto sul settore immobiliare nei prossimi addirittura 3 anni, quindi si guarda anche a medio-lungo periodo. E quali sono allora dunque, partendo da questo presupposto, le priorità e le opportunità della tecnologia nel real estate e come può essere implementata la stessa tecnologia per avere poi successo in questo settore? Recentemente abbiamo svolto un'indagine su 1 migliaio dei nostri clienti più importanti, sia lato investitori che lato tenant, quindi gli occupier, quelli che poi gli spazi li occupano e li vivono. E 85% di questi ci hanno detto che ritengono sia fondamentale per loro continuare a investire in tecnologia, aumentando i budget. Quindi in una situazione di incertezza di vario tipo, il budget per l'allocazione del real estate sta aumentando significativamente, non viene sacrificato come invece sta succedendo magari su altre voci di spesa. E lato tenant anche, più o meno il 90% dei clienti ci dice che è disposto di nuovo a pagare un premio non solo per gli spazi green ma anche per gli spazi abilitati dalla tecnologia. Quindi sono due driver importanti che spingono nella direzione dell'accelerazione. La tecnologia e l'artificial intelligence e soprattutto la gestione dei dati, non possiamo dire, diciamo, non, il settore real estate non è famoso per essere avanzato da questo punto di vista, però oggi anche qui siamo un po' a un'inversione del ciclo, perché tutti si rendono conto che l'AI e la tecnologia sono fondamentali su tutta la catena del valore, per cui si va dalla gestione dell'occupancy degli spazi per l'ottimizzazione, l'efficientamento, per il well-being all'interno degli spazi, si va poi dalla gestione della manutenzione dell'edificio, alla costruzione dell'edificio, ai risviluppi, alle capex, quindi questa parte è di nuovo fondamentale. Ma c'è anche poi tutto un layer, gli edifici sono oggetti che si comprano e si vendono, anche per tutto quello che è la gestione delle transazioni, i prezzi, le strategie di investimento, quindi è veramente pervasivo l'utilizzo dell'AI per quanto riguarda il nostro settore. Purtroppo, sempre nell'indagine a cui mi riferivo prima, circa solo un 40% dei clienti dice di essere riuscito a mettere a terra, grazie agli investimenti in tecnologia, i risultati desiderati, e il problema numero uno è sempre lo stesso, e sono le competenze. Quindi qual è l'ostacolo principale? È la mancanza di competenze all'interno
dell'organizzazione che permettano poi di prendere la tecnologia, svilupparla e portare a termine i progetti con i risultati sperati. Per cui è un problema che non riguarda solo il nostro settore, evidentemente, è un problema, diciamo, di cui sentiamo parlare ogni giorno da tutti, no? Questo digital skill gap, AI skill gap. Però è chiaro che qui l'operazione da fare è di due tipi, quindi sicuramente servono competenze specifiche da inserire all'interno delle organizzazioni, ma contemporaneamente serve anche un grandissimo lavoro di upskilling, certo, reskilling, right-skilling, e quindi sono queste due strade che il settore sta cercando di portare avanti. Anche con Asso Immobiliare stiamo lavorando proprio a un percorso di education, no? Quindi portando addirittura i nostri associati a interagire direttamente con i player tecnologici. Quindi abbiamo fatto un primo incontro con Cisco per parlare del futuro del lavoro, il futuro degli spazi. Poi abbiamo adesso, fra qualche settimana, con Microsoft organizzato un incontro sull'intelligenza artificiale, e così vogliamo continuare a cross-fertilizzare i mondi, no? Quindi per permettere anche al real estate di acquisire quella dimestichezza e quelle competenze che poi permetteranno di fare un'accelerazione. Però sicuramente ci sono anche tantissime start-up, noi stessi investiamo, abbiamo un fondo di corporate venture capital che ha ormai una quarantina di investimenti in start-up e scale-up legate al mondo del prop tech e del clean tech, e quindi è una fondazione che investe su aziende che sono start-up che sono invece legate più al mondo della sostenibilità. Quindi è molto bello in questo momento vedere la trasformazione del settore e come poi, appunto, grazie alla tecnologia e alla sostenibilità, un settore riparte, accelera, continua a investire e pian piano, no, diventa sempre più centrale all'interno del... Perché poi il bello del real estate è che ci riguarda un po' tutti, certo, no? Per cui sono gli spazi dove lavoriamo, studiamo, viviamo. Quindi effettivamente... questo poi non abbiamo parlato di rigenerazione, ma chiaramente anche questo è uno degli elementi del mix, no? Della trasformazione del settore, che ci permetterà poi di avere sicuramente anche una vita più sostenibile, più inclusiva e con un impatto, una ricaduta anche per la società positive. E che bello vederti così appassionata, posso dirtelo, perché si vede che porti nel tuo lavoro, quindi nel settore che rappresenti, nella tua azienda, quelle che sono le tue passioni. Il tuo credo, perché parlavi appunto, abbiamo detto sostenibilità, competenze, sensibilizzare appunto a far sì che queste competenze vengano acquisite e insomma tutte cose che vedo ti appassionano e che sei fortunata a poter portare nel tuo lavoro. Così come un tema, quello della diversity and inclusion, che so che ti sta molto a cuore. Nella tua carriera hai ricevuto tantissimi riconoscimenti, l'abbiamo detto prima, ricito uno per tutti, top 50 most inspirational women in technology in Europe. Cito questo perché è un traguardo importante, soprattutto ora, in un momento in cui si parla tantissimo di presenza femminile in ruoli manageriali, di leadership quindi al femminile, è un tema su cui la stessa JLL e tu in prima persona siete fortemente impegnati, è proprio quello della diversity inclusion. In cosa si declina il vostro impegno e poi il tuo impegno, perché so che è anche personale? A livello, allora, chiaramente questo è uno degli aspetti chiave, tutto il tema nella nostra strategia ESG, il tema dell'inclusione è fondamentale, partendo dal genere, ma non solo. Per cui in Italia, quando io sono arrivata a dicembre 2020, abbiamo iniziato un percorso di crescita che ci ha portato poi con soddisfazione a aumentare il fatturato di quasi il 50% rispetto a da dove siamo partiti. Anche l'anno prossimo prevediamo di fare un altro 15% di crescita, ma sapendo che la componente di business era intimamente legata alle altre componenti di, chiamiamole, sostenibilità, quindi le persone, il nostro impatto sulla società, e quindi siamo riusciti ad avere la possibilità di lavorare su un piano a 360 gradi che ci ha portato oggi, oltre ai risultati di cui accennavo prima, anche ad avere una popolazione 50-50. Ah, bene. Quindi in un settore che non è proprio famoso, no, per la componente di diversity, e questo secondo me è un traguardo importante che poi va comunque continuamente mantenuto e ci ha permesso di, sia a livello fra l'altro 50% sul totale della popolazione, ma anche sul leadership team, e questo poi
io vedo ci sta permettendo di accelerare tantissimo anche su tutte le altre diversità, per cui nel momento in cui, no, si sfonda la porta, poi è più facile andare a includere tutti quei gruppi che prima erano meno rappresentati, e questo è quello che sta succedendo in azienda, dove insomma non c'è, quando si è arrivati a una certa scala non c'è neanche forse più bisogno di sottolineare più di tanto, perché diventa la normalità, e quindi di questo siamo particolarmente contenti. È chiaro che a livello mondiale siamo arrivati al 37%, quindi anche a livello mondo c'è un continuo progresso in termini, scusami dire, di parità di genere. E questo però è come si declina? Si declina su tutti i processi aziendali. Io dico sempre che la meritocrazia è il miglior amico della diversità. Perché nel momento in cui un'azienda ha dei processi meritocratici dove si selezionano, si promuovono e si compensano, e quindi si danno il reward alle persone sulla base dei risultati oggettivi, e quindi c'è una vera meritocrazia e non ci sono i famosi, famigerati bias che poi magari influenzano certe scelte, la diversità cresce, e quindi certo. Diciamo è i meccanismi più importanti delle nostre aziende, che sono poi questi, no, di creazione del capitale umano e sviluppo del capitale umano, se sono inceppati vuol dire che l'azienda probabilmente, no, perde delle opportunità, per cui un po' il nostro impegno è andare a lavorare su tutti questi processi garantendo che siano meritocratici, che se ci sono degli ostacoli vengano rimossi, e questo credo che è un po' un lavoro, potrei citarti mille iniziative, però penso che è la filosofia, no, dell'andare a lavorare dal, appunto, recruiting al pay gap, alla creazione di un ambiente dove la flessibilità e la gestione della famiglia o della genitorialità in generale, perché il tema poi non riguarda solo le donne, chiaramente è gestito in maniera flessibile, dando spazio alle persone per gestire al meglio tutti gli aspetti della loro vita, un welfare che tiene in considerazione, no, anche da questo punto di vista, tutto quello che serve, le necessità delle persone, per cui o anche piccoli gesti come promuovere le persone anche se sono in maternità, piuttosto che aiutare a far capire a tutti, no, che spinge la motivazione a lavorare bene. È così, ma infatti poi ragazzi, soprattutto le nuove generazioni, alcune cose che un tempo, no, pensavamo, alcune iniziative pensavamo per una popolazione femminile, in realtà sono cose che cercano tutti quanti, sia ragazzi che ragazze, e quindi devo dire che ci sta aiutando molto anche in termini di attrazione dei talenti, avere un approccio di questo tipo e aver raggiunto risultati di questo tipo. Per quanto mi riguarda, sì, chiaramente per me è personalmente, al di là del mio impegno di GLL, è un tema, no, che da 20 anni ormai, da anche ero piccolina, quando ho iniziato a occuparmi dei temi di diversity, a cercare di essere un ambassador, a cercare di promuovere all'interno delle organizzazioni dove ho lavorato questi temi, e credo che ci sia ancora molto da fare, un po' di strada l'abbiamo fatta, rimane ancora, diciamo, un lavoro da fare all'interno delle organizzazioni sulla consapevolezza delle donne, perché anche le ragazze, no, ancora devono lavorare ogni tanto sulla percezione della propria forza, sulla consapevolezza delle proprie capacità. Io dico sempre alle mie mentee giovani che non devono aspettare di essere pronte al 110% per lanciarsi, quando sono pronte all'80% è il momento di lanciarsi e di sviluppare. Quindi anche qua sono impegnata su una serie di fronti, abbiamo cofondato insieme ad altre amiche un'associazione che si chiama Girls Restart, che promuove, diciamo, è basata sul meccanismo della donazione del tempo, quindi ci sono circa 10.000 persone oggi che sono coinvolte, donne, che donano il proprio tempo ad altre donne per aiutarle con la startup, piuttosto che fare una mentorship, ed è sicuramente una cosa molto bella, oltre al lavoro che faccio, diciamo, nelle varie organizzazioni che hai citato tu prima. Quindi bello, questo è un bell'aspetto, anzi ti invito magari a venircene a parlare, perché anche noi AmCham
stiamo cercando appunto di trattare sempre più assiduamente dei temi come la diversity and inclusion, e quindi magari sei tu che puoi diventare anche l'ambassador di AmCham per questo. Fra l'altro, diciamo, proprio oggi questa collezione di interviste che stai facendo ai CEO, una delle iniziative che avevamo lanciato era proprio CEO Factory, quindi associare un CEO a una giovane di talento che potrebbe essere la futura CEO con un percorso di mentorship, che poi abbiamo ingaggiato un centinaio di CEO per fare questo lavoro, ed è stato un progetto di grande successo che molti CEO ci hanno detto è servito più a me che alla mentee, perché quel classico reverse mentorship, certo, no? Dove vedendo le problematiche, no, che la persona ha nella vita di tutti i giorni, ti rendi effettivamente conto di come poi andare a sbloccare alcuni meccanismi all'interno della tua azienda. Quindi bene, allora sono contenta che ne parliamo, insomma, anche alla nostra business community, magari appunto è un là che lanci, e sicuramente allora avremo piacere di riaverti su queste tematiche e poi anche su tutto il resto. AmCham ha anche trattato temi appunto real estate, abbiamo fatto un bel evento, mi ricordo, a Roma, dove appunto eravate protagonisti, insomma tante cose insieme, tante cose come JLL. Grazie veramente, Barbara, di essere stata nostra ospite. Grazie a te, grazie a voi. E spero di rivederti presto e anche di avere di nuovo i nostri videoascoltatori per la prossima puntata di 50 Minutes With.